Secondo me a Napoli c'è molta più pressione rispetto che a Milano, perché il calcio è una risorsa della città, mentre qui a Milano la maggior parte dei tifosi va anche a lavorare. La maggior parte dei tifosi, vabbè, anche a Napoli vanno a lavorare. La maggior parte credo di no, credo che abbiano dei problemi per avere il lavoro. Ho capito, però in questo momento mi sembra abbastanza offensivo dire che non vanno a lavorare. Ma non vanno a lavorare non perché sono vagabondi, non vanno a lavorare perché al sud c'è il problema del lavoro. Ho capito, ma non penso che comunque la gente, se lo deve inventare il lavoro. La gente è malata del calcio a Napoli. Ho capito, ma io non voglio dire che a Napoli non vanno a lavorare perché non ci hanno voglia. A Napoli non vanno a lavorare perché non c'è il lavoro, non ci sono le possibilità di dare occupazione ai giovani. Ho capito, ma anche allora quelli se lo devono inventare. Allo stadio sono tifosi. Allora loro se lo devono inventare il lavoro. E siccome se lo inventano, vivono la passione del calcio in maniera viscerale, quindi c'è una pressione che è maggiore sicuramente che a Milano. Caro Baldini, la grande passione dei napoletani per la propria squadra di calcio ha una sola origine che non è neanche difficile individuare. Basterebbe ragionare ed usare il cervello. E allora gliela diciamo noi. Napoli è l'unica grande città d'Italia con una sola squadra. Le altre grandi città, Roma, Milano, Torino, la stessa Genova, hanno due squadre e la passione dei tifosi è dispersa in più direzioni. E questo è il motivo per cui il bacino d'utenza del Napoli è il quarto in Italia, davanti alla Roma, squadra di una città che è notoriamente la più popolosa d'Italia. E questa è la motivazione. Non certo le stupidaggini che ha tirato fuori Leo, offendendo tanta gente con irriverente presunzione. Ci pensi prima di dire stupidaggini. E la spinta di un'intera regione, perché poi quello che sostenevano i tifosi tra le tante mail, c'è una differenza, perché Napoli è così passionale nei confronti di una squadra di calcio. A Milano ce ne sono due, a Roma ce ne sono due, a Genova ce ne sono due, a Torino ce ne sono due, a Napoli c'è il Napoli, punto e basta. Poi hanno dedicato anche delle poesie davvero divertenti, quando avremo un po' più di tempo casomai le sentiremo. C'è il Napoli per lo scudetto, ne hanno parlato tutti i nostri ospiti, non so se ci avete fatto caso, non ha parlato ancora dei partenopei Silvio Baldini. E allora, una, due, tre, quattro, devo arrivare a 1500 quasi, 1442 mail dai tifosi del Napoli per Silvio Baldini. Tutta la settimana mi hanno scritto, ci hanno scritto in redazione i napoletani. Beh, di sicuro a Napoli per un po' è consigliato che passi per Baiano, Nola, non vai direttamente. I tifosi del Napoli ci sono rimasti un po' male, tanto male, per alcune tue frasi di domenica scorsa. Io ti do la possibilità, innanzitutto ti regalo queste mail, sono un bel po', guardate, sono tantissime. Ma intanto, le puoi portare a casa e le leggi per due settimane. A parte che le ho lette e devo dire una cosa, allora. Sicuramente, oltre a non essere un bravo allenatore, io sono uno che non è neanche bravo a esprimere le proprie idee, i propri pensieri. Io l'altra domenica, te l'avevo ricordato a te, parlavo in questo senso, alla domanda che al Milan Allegri aveva detto c'è più pressione che al Napoli. Io ho detto no, non è vero, perché a Napoli la gente non lavorando poi riversa sul calcio i suoi problemi e quindi c'è più pressione. Non lavorando non vuol dire che io dico che i napoletani sono gente vagabonda, che i napoletani sono gente che non ha voglia di avere un lavoro fisso. Io volevo dire che a Napoli c'è un grande problema, è quello della disoccupazione. E in una città, quando c'è un problema così grande, gli rimane di sfogare le proprie ansie, le proprie angosce sull'amore verso la propria squadra, e quindi questo porta ad avere più pressione. Quindi mi sembrava aver detto una cosa normale. Allora, ti ripeto, siccome io non so esprimermi, chiedo scusa a tutte quelle persone che si sono sentite offese, chiedo scusa a tutte quelle persone che hanno mandato anche gli insulti, perché se non sono capace ad esprimermi, io per la tua trasmissione, per la nostra trasmissione, chiedo scusa. Noi avevamo promesso ai tifosi napoletani di dare, altrimenti la gente manda le mail e pensa che non ci sia una risposta. Ovviamente a 1500 mail e anche di più non possiamo rispondere, però quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Noi personalmente non dovevamo chiedere scusa né come redazione di Sport Italia, né personalmente né come trasmissione, anche perché, come Silvio ricorderà, non è che abbiamo preso le distanze, però subito abbiamo detto a Napoli si lavora, poi c'è un problema di disoccupazione, ma questo non riguarda niente con il calcio. I tifosi del Napoli sono, tra virgolette, giustamente malati per il calcio, ed è il bello del calcio italiano, la città di Napoli, perché sta dando una forza a
questa squadra clamorosa. Poi se ci sono problemi extracalcistici li sanno, ma li sanno tutti quanti, li sanno anche a Napoli, è inutile però in questo caso rimarcarli proprio perché dobbiamo rimarcare quello che c'è di positivo. Comunque Silvio ha dato la risposta che doveva dare ai nostri utenti telespettatori che hanno scritto in settimana, ogni volta arrivava sono tifoso Napoli, ok, sono tifoso Napoli, le mail, voglio dirti, ma sicuramente queste persone si sono sentite offese, come ti ripeto, avevano tutto il loro diritto di mandarti queste mail. Roberto Renga, prima di vedere la sconfitta del Palermo, sì, e la vittoria ancora importantissima dell'Udinese. Voleva dire Roberto una cosa anche Gigi in merito. Ai noi tra un po' la mancanza di lavoro non ci sarà soltanto a Napoli, ma ci sarà in tante altre città. Terzo, bentornato il Napoli, perché quelle scene di entusiasmo fanno bene al calcio, pelle fanno d'oca bene a noi. Devo dire grazie veramente, perché il calcio italiano, che attraverso un periodo nerissimo aveva bisogno veramente di questa ventata di entusiasmo. Quello che si vede a Napoli però non si vede da nessuna parte, Roberto. Sì, è vero, è vero. Non si vede da nessuna parte, che di notte arrivano e trovano 1500 persone ad accogliere il pullman. È anche vero che a Napoli c'è una sola squadra, come dicevano i nostri amici delle mail. Sì, abbiamo bisogno di un Napoli così. Grazie. Grande Napoli, Ferraiolo, e poi vediamo le due partite. No, volevo dire che i napoletani hanno tra l'altro una filosofia di vita, un'ironia. In settimana me la sono vista brutta. Mi hanno sopportato di tutti i colori nella loro storia. Credo che la loro passione sia straordinaria a prescindere dai problemi occupazionali, come credo sia un po' straordinaria la passione di tutto il Sud verso il calcio, quindi non è una novità. Dovevamo, per una questione di rispetto ai nostri telespettatori, dare una risposta dopo le tante mail. Tema. Se fossero state 5-6 è un discorso, ma siccome si è mossa comunque, non dico una città, ma è stata abbastanza una, tra virgolette, protesta di massa, bisognava dare una risposta ai nostri telespettatori.